Vi chiedo di pazientare solo qualche minuto, l'onorevole è arrivato, è un attimo al quinto, al quinto piano e poi scende, grazie. So, more than Bene, lasciamo sedere gli ultimi, mi dispiace se qualcuno resterà in piedi. Io intanto vi auguro il benvenuto tutti quanti in Sala Arcelli alla CNA di Modena. Continua dal 2015 il nostro percorso di festeggiamento pragmatico e culturale del nostro settantesimo e dopo 70 anni ci sentiamo veramente anche ancora dinamici anche perché lo dico perché di fianco ho un onorevole che è molto giovane, precisamente è il più giovane vicepresidente della Camera dei Deputati della storia della nostra Repubblica e insomma da me a lui ci sono proprio quel paio di decine d'anni abbondanti, ciò nonostante ci accomuna però una passione se non altro che quella della Ferrari e qua accomuna molti altri. Io credo che eh, questa sia la terra veramente dei motori, ma anche la terra del manifatturiero, un manifatturiero che in questo territorio esporta direttamente o indirettamente circa il 40% della sua produzione, quindi frontiere aperte o frontiere chiuse eh, comincia a essere un argomento piuttosto importante. Siamo quel territorio che il 20 e il 29 maggio del 2012 è stato toccato da un evento drammatico, il terremoto, e sono passati pochissimi giorni da quando, come rete impresa Italia, Modena, abbiamo incontrato i parlamentari modenesi, qua presente era adesso e allora Ferraresi che siamo onorati di averlo tra di noi e abbiamo fatto una richiesta. Ci sono delle tasse arretrate, ci chiedono ovviamente il rimborso a partire dal 30 giugno di quest'anno e noi chiediamo un rimborso più morbido. Spero che questa richiesta non diventi una battaglia, perché dispiacerebbe a molti, ma soprattutto ne soffrirebbe la nostra economia. Siamo nella regione maglia nera, e questo non mi fa molto piacere, da un ultimo studio fatto da una società di Allianz. Da un anno a questa parte saremmo primi, un triste primato, come aumento dei mancati pagamenti, più 24% rispetto all'anno passato, sia come importo che come numero. Siamo quel territorio che però sa anche apprezzare le cose fatte bene, mi riferisco all'iniziativa del Movimento 5 Stelle sul microcredito, che nonostante qualche ostoccolo siamo riusciti a agevolare qualche nostro associato. Siamo qui quindi per parlare di economia ma anche di rappresentatività, perché alla CNA, ma soprattutto alla CNA di Modena, crediamo di saper fare rappresentanza. Ci sono però svariate occasioni in cui abbiamo la percezione che la politica non consideri proprio tanto questa società di mezzo, queste parti sociali, queste organizzazioni e quindi vorremmo anche sapere come il Movimento 5 Stelle si pone nei confronti di no, delle organizzazioni come la CNA. Siccome però siamo gente che sa anche ascoltare, io mi spengo. Tanto ci penserà il mediatore Hermes Ferrari a fare qualche domanda e anche ovviamente il pubblico, e quindi cedo la parola all'onorevole Luigi Di Maio che accogliamo con un bel applauso. Allora, buonasera a tutti, io vi ringrazio prima di tutto dell'invito, vi faccio gli auguri per i vostri 70 anni come realtà prima abbiamo ripercorso insieme al presidente una serie di eh, anche cimelli no? della storia eh, di questa eh, realtà a, cui, a questa comunità a cui tutti appartenete. E, mh, prima ho fatto una domanda quando eravamo su. Ho detto qual è il segreto per riuscire a far esistere una realtà del genere così a lungo. Vale non solo per le realtà associative, le realtà confederate, vale in generale, vale anche per le forze politiche. Qual è la, la, la ricetta per riuscire a far stare insieme una realtà di persone così importante e così a lungo? E lui mi ha risposto il fatto che io prima di venire al CNA nella sede mi devo lavare le mani perché lavoro nella mia azienda, conosco i problemi della realtà imprenditoriale e quando la rappresento è perché prima di tutto io ne faccio parte attiva ogni giorno. E questo è un tema che poi immagino dopo approfondiremo. Noi siamo in una fase del nostro paese in cui non ho nessun problema a dirlo, l'istituzione come Parlamento, il potere legislativo, il potere esecutivo, così come lo abbiamo conosciuto nella nostra Repubblica deve andare oltre. Non è possibile che una realtà come il CNA molto spesso sia considerata, e ovviamente parlo di voi perché sono qui, ma parliamo della rappresentanza in generale, sia considerata esclusivamente nella misura in cui i vostri rappresentanti vengono chiamati in audizione, nelle commissioni, a dire cosa non va. Qualcuno ascolta, qualcuno sente soltanto, poi si fa la legge e poi dopo magari bisogna riascoltare i diretti interessati destinatari di quella legge perché quella legge non è fatta bene e chissà se la si cambierà. In tutta Europa, e questo fa parte ormai anche di direttive europee, raccomandazioni europee, il tema dei portatori di interesse è sempre più centrale. Da una parte abbiamo il decisore pubblico e dall'altra abbiamo i portatori di interessi privati. Queste persone possono mai, queste realtà, queste entità, possono mai relazionarsi esclusivamente attraverso i parlamentari? Per esempio, in tanti parlamenti europei, se si fa una legge sulle imprese, non c'è più l'associazione di categoria che va dal parlamentare a chiedere di scrivere un emendamento. Può presentare direttamente la proposta di modifica alla legge e chiedere ai parlamentari di votarla. Per intenderci, invece dell'emendamento Ferraresi o Di Maio, c'è l'emendamento CNA, che assume in fase di votazione una, un valore e un significato molto più grande, perché abbiamo una realtà imprenditoriale, una realtà associativa, che rappresenta degli interessi privati, ma interessi che servono a sviluppare l'economia e dall'altra parte la politica che si assume la responsabilità in quel preciso momento di votarla o non votarla. Cosa chiedono le istituzioni in cambio alle realtà di rappresentanza, alle istituzioni di rappresentanza di interessi privati? Trasparenza, tracciabilità degli incontri con la politica. Questo sta avvenendo, sta avvenendo in Parlamento europeo, è avvenuto in parla nel Parlamento inglese, è avvenuto nel Parlamento francese, negli Stati Uniti. Si chiama legge sulle lobby. E lobby non è un'accezione negativa in questo Paese. In questo Paese purtroppo lo è diventata perché più che lobby parliamo di amici degli amici. L'abbiamo visto tante volte con Vittorio. Entra alla Camera chi viene invitato dal presidente di commissione. Quindi, se stai simpatico al presidente, entri altrimenti no. Noi oggi dobbiamo potenziare questa struttura perché, da una parte, e lo dico contro il mio interesse, non è più possibile pensare che sia solo il parlamentare eletto, il consigliere regionale eletto, il consigliere comunale eletto a mediare tra gli, tra gli interessi privati e le decisioni pubbliche. E dall'altro abbiamo bisogno di una seria concorrenza leale, perché se tutti gli attori di un'economia vogliono partecipare alla stesura di un testo di legge, sappiate che in altri Stati d'Europa si fa da dieci anni. E funziona perfettamente perché, da una parte, si potenzia la trasparenza dei rapporti tra politica e imprenditoria, e quindi c'è un interesse pubblico, e dall'altro c'è la partecipazione, la codecisione degli attori privati alla scrittura delle leggi. E quindi quando si andrà. A fare, il, e poi concludo, giusto come introduzione lo voglio, eh, voglio lanciare questa riflessione. Quando si andrà a fare il decreto mille proroghe, come lo si è approvato poco tempo fa, non ci sarà l'emendamento eh, ferraresi o l'emendamento tal dei tali, pinco pallino, per il rimborso più morbido delle rate? Ci sarà delle associazioni di categoria che rappresenteranno un numero cospicuo di imprenditori che chiedono quella cosa. Guardate, questa, questa cosa in politica è importante perché ne va del consenso delle forze politiche se si vota contro una proposta che proviene dai diretti interessati. Molto spesso si fa il gioco, vabbè, ma lui è rosso, lui è verde, lui è giallo, sta strumentalizzando la questione, quindi non la possiamo votare. Questo è un tema su cui io mi sto battendo alla Camera dei Deputati come vicepresidente della Camera da oltre due anni. Sto chiedendo che ci siano dei meccanismi di partecipazione quando si scrive una legge e che non siano le audizioni in commissione. Guardate, io lo dico pure rappresento un'istituzione di cui ho enorme rispetto e di cui sono onorato quando la rappresento. Di rappresentarla, ma il punto è che non si può pensare che scriviamo una legge, facciamo tre giorni di audizione in cui audiamo chiunque, dopodiché di quelle audizioni resterà qualche appunto di qualche parlamentare che con buona volontà ha ascoltato, perché molto spesso non succede, e dopodiché si procede con le proprie convinzioni. E poi la scrittura degli emendamenti cruciali viene fatta in qualche stanza o nei corridoi da qualche portatore di interessi, quello sì, molto spesso di aziende partecipate dallo Stato che presenta questo o quell'emendamento per deviare milioni di euro in una direzione o nell'altra. Io ho eh, diciamo all'attivo eh, un successo importante di cui vado orgoglioso, il fatto che eh, quando si fa la legge di stabilità fino a qualche anno fa, fuori al, eh, che è la vecchia legge finanziaria, fuori dalla Commissione Finanze e Bilancio della Camera, avveniva un vero e proprio mercato. Io ho assistito nei primi, nei primi anni ad un mercato in cui si scrivevano gli emendamenti e li si metteva in tasca al parlamentare che entrava dentro, lo presentava, poi usciva. Quello non è lobbismo e quello ha dato un'accezione negativa delle lobby in Italia. Quello è favorire chi in quel momento ti presta di più. E quella cosa, grazie ad un intervento insieme alle associazioni sia delle lobby e sia di trasparenze a livello europeo siamo riusciti a bloccarla e per fortuna quando si fa una legge almeno adesso non c'è più la possibilità per chi conosce il presidente di commissione e viene invitato di stare lì fuori a scrivere un paio di righe che ti salvano il settore o che ti ammazzano l'altro settore. E questo non è, un, 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 è solo un successo a metà perché la vera sfida è permettere a chi vuole partecipare al percorso normativo di non dover andare a fare uno sforzo enorme per riuscire ad intercettare i parlamentari, metterli intorno a un tavolo, convincerli che quella è la direzione giusta, deve poter partecipare. Ed è per questo che penso che eh, sia molto importante una realtà come la vostra, ma sia anche sprecata per, per la poca importanza che oggi il decisore pubblico dà all'esperienza che rappresentate. E, quello che manca in Italia, e probabilmente tra poco ci beccheremo anche un'infrazione, è proprio una seria legge sui portatori di interessi, che non sono, quando si parla di lobby a volte si immagina solo il petrolio e il carbone, i portatori di interesse sono tutti, sono i comitati ambientali, sono realtà come le vostre, sono i rappresentanti delle famiglie dei bambini malati di cancro, sono tutti portatori di interesse, solo che oggi alle nostre istituzioni ha accesso solo chi conosce qualcuno che sta lì dentro. Grazie. Beh, credo che questa sia una risposta molto incoraggiante perché come CNA abbiamo sempre appunto rivendicato la legittimità della lobby quando questa è fatta in modo trasparente. Vorrei però rimanere sul piano strettamente economico per parlare di quelle che sono le eh, politiche economiche del movimento. Ci può dire qualcosa in proposito? Sì, io ho apprezzato molto che prima eh, sia, stato, eh, sia stato citato il nostro progetto per il microcredito. Lo dico subito non salverà il mondo, non salverà l'Italia. Semplicemente quando noi siamo stati eletti in Parlamento, in 140 in media parlamentari, avevamo, eh, dovevamo decidere dove destinare eh, la metà dei nostri stipendi, perché ci eravamo impegnati con i cittadini a tagliarci metà dello stipendio, però non avevamo deciso ancora dove destinarlo. Abbiamo sempre dato molta attenzione alla piccola e media impresa nel nostro programma e nella nostra azione e eh, presso il ministero dello sviluppo economico ha restituito un fondo che proveniva dal, vecchio testo unico, dal testo unico bancario del 2011 che era il fondo del microcredito un fondo che Oggi è attivo grazie a noi, ma era stato disattivato per anni e che dà non pochi problemi perché è una procedura che prevede una collaborazione tra un fondo ministeriale e gli istituti di credito e eh, noi stiamo eh, cercando il più possibile di facilitare questo percorso. Voi ne siete attori principali come facilitatori di questo percorso. Insomma, su questo fondo del microcredito abbiamo versato in tre anni ormai, eh, sono tre anni che ci, si sono tenute le elezioni politiche eh, in Italia e mh, tre anni eh, abbiamo versato 14 milioni di euro di nostri stipendi, più i gli stipendi dei parlamentari europei, eh, più gli stipendi dei consiglieri regionali che vanno su altri fondi. Questi 14 milioni di euro provenienti dagli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno erogato crediti a mille imprese o nuove o nuovi progetti imprenditoriali in queste imprese. Ci sono delle realtà che funzionano bene, altre che funzionano meno e stiamo cercando di farle funzionare al meglio. Perché cito questo esempio? Come dicevo, con mille imprese, noi pensiamo di eh, entro la fine di quest'anno, visto che il progetto adesso va a regime, possiamo arrivare anche a 8.000 imprese destinatarie di microcrediti senza garanzie reali con i soldi dei nostri stipendi. Eh, non risolverà i problemi dell'Italia, ma è un segnale importante di credibilità. Perché tutto quello che ci diremo qui stasera probabilmente l'avrete già sentito e, soprattutto, voi avrete da insegnare a me su tante cose che riguardano il vostro mondo. Il punto fondamentale è la credibilità di chi dice le cose e poi le fa altrimenti eh, io sarò soltanto uno dei tanti che viene qui, vi dice di voler fare belle cose, poi magari, ce lo me lo auguro, eh, arriva al governo e poi non riesce a realizzarle o non vuole realizzarle. Questa si chiama credibilità e credo che verso il mondo dell'impresa io faccio parte di una forza politica che ha sempre dato grande attenzione. Qual è il punto economico in questo momento? Noi siamo in una precisa fase storica in cui abbiamo tre pilastri fondamentali da riparare per non far crollare il palazzo. Uno è quello delle banche. Noi abbiamo su mille miliardi di crediti deteriorati in Europa, 360 miliardi di crediti deteriorati italiani, quindi partecipiamo un bel po' a questo problema dei crediti deteriorati. Molti dicono il problema sono le imprese che hanno fatto i prestiti e non li hanno onorati questi prestiti. In realtà e ci sono vari studi, oltre il 70% di questi crediti deteriorati riguardano grandi operazioni economiche, sopra oltre i 600.000 euro di prestito, quando invece proprio questo fenomeno dei crediti deteriorati dimostra che nonostante le sofferenze, nonostante la crisi, le piccole e medie imprese italiane si sono comportate benissimo nei confronti del credito e quindi delle restituzioni. Dobbiamo fare una cosa fondamentale in questo momento. Dobbiamo dare certezze ai cittadini che mettono i soldi in banca e per fare questo dobbiamo fare un'operazione che in Inghilterra si sta facendo in questi mesi, che è quella della separazione tra le banche commerciali e le banche di speculazione. È una cosa. Semplicissima, se io sono un cittadino che vuole portare i soldi in banca, devo sapere se la mia banca li presta alle imprese o alle famiglie che si vogliono fare un mutuo o ci va a giocare a Wall Street o alla borsa di Londra. Non che ci sia qualcosa di male, anche se la speculazione finanziaria ha creato bolle e danni non indifferenti, ma io devo sapere dove metto i miei soldi. Perché dico questo? Perché in questo momento non solo c'è la paura di spendere. Ma adesso c'è la corsa allo sportello per prendere i soldi e metterli o eh, sotto la mattonella o sotto al materasso. 19 miliardi di euro scomparsi di depositi bancari solo nei primi mesi di quest'anno. Perché? Perché c'è una nuova normativa europea, il bail-in, che dice che da oggi, dal 1 gennaio, una banca, se fallisce, i soldi ce li rimette chi ha un conto corrente con più di 100.000 euro. In generale... Questa cosa, insieme al problema eh, delle quattro banche salvate da una parte ma non hanno salvato i risparmi degli obbligazionisti e azionisti truffati, ha creato sfiducia. Questa sfiducia blocca l'economia. Quindi l'assetto bancario deve essere rafforzato con una seria operazione di divisione delle banche commerciali e finanziarie. Seconda cosa importante è il meccanismo legato all'Europa. Noi abbiamo dei vincoli. Questi vincoli che ci vengono dall'Europa dicono che noi non possiamo fare debito oltre una certa deficit oltre una certa soglia. Il discorso è che, e me lo insegnate voi, molto spesso per evolversi, a meno che i soldi non ne hai già tantissimi, per evolvere un progetto di bilancio, un progetto imprenditoriale. Devi fare debito, investi in potenziamento dei macchinari, potenziamento del progetto imprenditoriale, fai crescere il tuo business, plan, il tuo bilancio, i tuoi utili e quindi una parte, per una parte ripaghi il debito e per un'altra parte la tua azienda continua a correre. Il problema è se l'imprenditore si fa un mutuo e poi con quei soldi ci compra la Mercedes e eh, dopo un mese o un anno non ha i soldi per ripagare la rata perché si è concesso semplicemente un ospizio della vita senza avere i soldi. Il discorso è questo qui. Noi oggi abbiamo da una parte un'Europa che ci dice dovete stare nei parametri, dall'altra parte un'Italia che anche stando nei parametri, adesso lo vedremo a marzo, quando, a, ad aprile, quando eh, ci diranno se la clausola migranti funziona, Compria, prendiamo, facciamo deficit, però compriamo la Mercedes perché il meccanismo dei bonus, che io chiamo bonus elettorali, non crea sviluppo nel Paese e non crea quella che molti chiamano crescita, io chiamo sviluppo. Quindi che cosa dobbiamo fare secondo me da questo punto di vista in questo momento? Dobbiamo dire all'Europa, noi facciamo deficit ma con obiettivi vincolati, che sono i tre settori fondamentali che in questo momento nel Paese creano moltiplicatori. E non, non lo dico io, ma lo dicono tanti studi. Uno è l'energia: in un solo colpo, investendo in produzioni energetiche alternative, ma soprattutto ottimizzando i consumi energetici, aiutiamo le aziende a abbassare i costi. Aiutiamo le famiglie ad abbassare le bollette e aumentiamo i posti di lavoro perché non c'è solo da convertire un sistema energetico, ma c'è anche da far esplodere un nuovo sistema di produzione energetico in cui le piccole e medie imprese la faranno da padrone. Parlo per esempio di tutto quello che riguarda la ristrutturazione edilizia degli edifici dal punto di vista energetico. Quel tema lì, per un paese che è, così, è, proprio, è un paese proprietario di case. Molto in cui l'edilizia era molto forte. Io, mio padre, che ha una piccola impresa edile, abbiamo vissuto anche noi gli anni peggiori nell'ultimo decennio. Diciamo così. E quindi l'edilizia, unito al fatto che il cittadino vuole cercare di risparmiare sui costi fissi, se noi mettiamo nel cosiddetto meccanismo degli incentivi alle famiglie per le ristrutturazioni energetiche delle case, facciamo ripartire l'edilizia da una parte e dall'altra parte abbassiamo i costi fissi. La terza cosa, e poi eh, chiudo, io fino ad ora vi ho detto eh, due punti su cui da una parte dare più ottimismo ai cittadini, più fiducia ai cittadini che hanno soldi in banca e soprattutto che possono spenderli se sanno che quelli che hanno stanno al sicuro prima di tutto. Secondo, investimenti e terzo, la difesa di quello che abbiamo. Quando noi eroghiamo il microcredito e il MISE, perché noi non ci mettiamo mano eh, sui soldi, sui 14 milioni di euro, noi non mettiamo mano, non abbiamo nessuna decisione discrezionale, fa tutto il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico unito poi all'iter che segue. Quando noi eroghiamo il microcredito, una cosa che mi dice eh, l'impresa che apre, il commerciante per esempio, oltre il 57% sono andati in realtà commerciali o di artigianato e un'altra parte in studi professionali, eh, professionisti che si sono associati aprendo uno studio con il nostro microcredito. Mi dicono: sì, però adesso voi ci dovete difendere da quello che c'è là fuori perché noi abbiamo aperto, ma se non stiamo attenti tra Equitalia, Agenzia delle Entrate, studi di settore e tutto quello che ne deriva che conoscete meglio di me rischiamo di chiudere anche in tre giorni. E questo è un altro grande tema, io ne voglio affrontare uno su tutti, Equitalia. Il tema di Equitalia noi lo stiamo affrontando con dei centri di soccorso Equitalia, che abbiamo aperto in ogni regione come Movimento 5 Stelle, cioè ci sono le sedi che gli attivisti mettono a disposizione in ogni regione, dove c'è il logo del Movimento, si chiamano centri di soccorso anti-Equitalia, dove si, si recano i cittadini che hanno cartelle esattoriali pazze. Molti sono vostri colleghi, altri sono per esempio cittadini a cui Equitalia chiede dopo quattro anni, cioè in prescrizione di pagare il bollo auto, una serie di cose che fanno triplicare e quadruplicare i costi iniziali della tassa da pagare. E noi mettiamo a disposizione degli avvocati, lo facciamo eh, molto più... Peggio, peggio di eh, come eh, voi siete professionisti anche dal punto di vista della rappresentanza. Noi in qualche modo cerchiamo di mettere a disposizione i professionisti gratuitamente che contestano quelle cartelle esattoriali. A Cagliari, in poco meno di sei mesi, abbiamo contestato e fatto saltare 2 milioni di euro di eh, cartelle esattoriali pazze che non si dovevano pagare. Prima mi è arrivata la notizia che abbiamo salvato un'azienda: qui era arrivata una cartella pazza di 120.000 euro. Eh, che invece contestata siamo riusciti a ridurre fortemente. Equitalia per me ha un difetto fondamentale che vuole fare lucro dalla riscossione perché è una società di diritto privato, poi qualcuno dice no ma è pubblica perché è di partecipazione pubblica, ma ha una mission che è totalmente sbagliata ed è deviata, che è l'idea di fare lucro mentre tu riscuoti le tasse. Noi dobbiamo creare una riscossione che chieda di pagare le tasse e che è in condizione di farlo. Ma non metta in condizione di chiudere o di suicidarsi chi non è in condizione di farlo. Perché Equitalia fa questo. La funzione sociale della riscossione, tolti di mezzo i furbetti e tolti di mezzo quelli là che ne approfittano è quella di mettere in condizione, la funzione pubblica della riscossione, è quella di mettere in condizione colui che deve qualcosa allo Stato di poterlo pagare, perché è mio interesse avere quella somma da colui che mi deve pagare, altrimenti io non ci posso finanziare i fondi i i le opere pubbliche, gli investimenti pubblici. Energia. Messa in sicurezza del territorio, high tech, questi sono i temi fondamentali del futuro, che poi non è neanche tanto futuro, e che rappresentano i lavori del passato. Stiamo parlando della messa in sicurezza del territorio per un milione di cittadini a rischio di dissesto idrogeologico. Stiamo parlando dell'energia e noi abbiamo non solo Enel ma tante piccole imprese che potrebbero insegnare tante cose ad Enel in questo paese e però per le leggi e gli emendamenti che vengono fatti in le legge di stabilità vengono sempre massacrate a vantaggio dei grandi gruppi. E poi l'high tech. Oggi probabilmente una buona parte dei poli dell'automotive nelle nostre città, cioè dei poli che si occupano, io vengo da Pomigliano d'Arco, che era... E dico era la città della Fiat perché lo è ancora, però... Negli anni 80 c'erano 30.000 dipendenti, oggi ce ne sono 3.000, 4.000, poi mi fa piacere se quello stabilimento va bene. A fianco c'è la Lenia, che campa ancora della costruzione dell'ATR, il famoso aereo a elica che consuma poco, che però ormai i cinesi hanno imparato a produrre e quindi tra poco probabilmente ci batteranno. In quelle zone ci sono tanti ormai capannoni abbandonati, tante aziende dismesse, gli incubatori di impresa che stanno crollando. Ormai è tendenza europea che lì dove c'era l'automotive si sta investendo e convertendo in nuove tecnologie. High tech, di cui ovviamente io parlo in una regione che è all'avanguardia in tutto, quindi so bene di stare in una delle regioni più avanti che però può fare ancora di meglio e può dare ancora di più se è messa in condizione di farlo. Però in generale... Nel nostro paese ci sono aree che ormai sono dei cimiteri industriali dove se noi sfruttiamo gli ingegneri che tra l'altro formiamo con le vostre tasse, con quelle che pagate, ingegneri, professionisti, eh, tecnici, invece di farli andare a Berlino, dove a Berlino Est stanno creando la Silicon Valley d'Europa con i nostri ingegneri, probabilmente otteniamo un doppio vantaggio che è quello proprio di sfruttare le nostre intelligenze e allo stesso tempo fare investimenti. Quindi il tema è proteggere l'esistente, però e lo dico magari sarò impopolare, non convincersi che l'esistente è l'unica realtà imprenditoriale che può vivere nel futuro di questo paese. Siamo di fronte ad una svolta epocale che è data dalle nuove tecnologie. Questa svolta epocale porterà alla perdita di un terzo dei lavori che noi conosciamo oggi, ma alla nascita di un'altra parte di nuove figure che dovremo formare, le nostre università non sono in grado e soprattutto dovremo spingere dal punto di vista imprenditoriale. E in un paese in cui il 99% delle imprese sono piccole e medie, correggetemi se sbaglio, e di queste oltre l'80% è fatto da circa 10 dipendenti, e in questo paese siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa, Vuol dire che il vero merito e la vera forza sta nelle realtà come le vostre e queste realtà le dobbiamo proteggere. Io vi ho fatto qualche esempio di come anche dall'opposizione proviamo a proteggere queste realtà. E eh, cerchiamo a volte di sostituirci ad uno Stato che non ho capito più, e lo dico retoricamente, che gioco sta facendo. Se sta facendo il gioco di proteggere quello che ci ha reso grandi nel mondo o si sta divertendo a mettergli i bastoni tra le ruote nel modo eh, peggiore. Cioè in, il momento storico è quello in cui ci dicono che le cose vanno bene. E se tu dici che le cose non vanno bene, o stai mentendo o stai strumentalizzando. Io sono contento se in questo paese le cose vanno meglio. Però so che ci sono tanti cittadini che proprio per questa dittatura dell'ottimismo, io la chiamo così, si stanno allontanando ancora di più dalla politica e dalle istituzioni, perché dicono ma se quelli mi dicono che le cose vanno meglio e a me le cose non vanno meglio, allora due sono le cose, o questo paese è troppo corrotto e quindi le cose buone che fanno a Roma da me non arrivano mai, o mi stanno prendendo in giro. In ognuno dei due casi non capisco più l'utilità di andare a votare e questo sta succedendo sempre di più voi ci siete passati anche per un forte astensionismo alle regionali che ha coinvolto una regione come la vostra che è una spia d'allarme non indifferente perché voi avete una cultura di partecipazione e di democrazia molto forte forse siete eh, la prima regione per questa cultura e quello è un segnale d'allarme che gli Emiliano Romagnoli hanno lanciato e che sostanzialmente eh, dobbiamo ancora capire se noi ci met mi metto eh, nel, eh, tra tutti quanti eh, abbiamo capito oppure no. Parliamo un attimo di Europa, anche perché lei fa parte della commissione, la 14 commissione che si occupa appunto delle politiche dell'Unione. Lo ricordava il Presidente Venturi. In questa provincia, ma più complessivamente in Emilia Romagna si esporta praticamente la metà di ciò eh, che si produce. quindi questo territorio ha bisogno eh, di un'economia davvero aperta. Quali sono i vostri orientamenti rispetto alle politiche europee? Scusate, allora... È un suo sacrosanto diritto. No, no. Beh. Noi abbiamo di fronte eh, un momento eh, storico sempre per l'Europa, perché veramente noi poi ce ne accorgeremo, secondo me, andando avanti negli anni e guardandoci indietro. In questo momento si sta per creando un'Europa almeno a due velocità. Allora, l'illusione secondo me di questa Unione economica europea è quella di pensare che tutti i paesi di questa Unione economica europea debbano andare alla stessa velocità, nonostante abbiano caratteristiche economiche, storiche e imprenditoriali totalmente differenti. Ma siamo in un momento in cui un paese che non è nell'euro, che è l'Inghilterra, ha deciso di lanciare un referendum per la permanenza nell'Unione Europea. È questa famosa Brexit di cui tutti parlano. Sostanzialmente Cameron ha deciso, per legge, insieme ovviamente alla sua maggioranza, di istituire un referendum per la permanenza nell'Unione Europea. Per me l'Unione Europea è importantissima. E io non voglio, e eh, il movimento non vuole assolutamente mettere in discussione l'Unione Europea, soltanto che dovrebbe essere un'unione politica nel senso che deve avvantaggiare i suoi cittadini e non deve avvantaggiare o proteggere soltanto gli istituti bancari. Non sono uno che fa retorica sugli istituti bancari, anzi credo che in questo momento ce ne sia una forte necessità di istituti bancari creati da imprenditori, come si faceva una volta, da persone del territorio che vogliono mettere insieme i propri capitali per fare investimento e per farli fruttare. Oggi abbiamo un sistema bancario che sta andando sempre di più verso l'accentramento, riforma delle popolari, riforma delle BCC e probabilmente nel prossimo periodo ne vedremo delle acquisizioni per andare tutti verso i grandi gruppi bancari che si è capito non hanno più interesse a fare soldi dall'economia reale, perché fare soldi non è assolutamente un crimine, il problema è quando si innesca il meccanismo per cui vuoi fare soldi non più dall'economia reale ma solo dai soldi e fare soldi dai soldi crea, non crea nient'altro che deserto di attività produttive sui territori perché a quel punto non c'è più né chi presta né chi fa investimenti e né chi fa sviluppare quindi i posti di lavoro eh, dicevamo sull'Europa fatto questo referendum Cameron si è seduto ad un tavolo il leader il premier inglese e ha detto all'Unione Europea guardate io ho indetto un referendum in, in, nel mio paese se voi mi date la possibilità di mettere in discussione alcune questioni di sovranità, di banche e di welfare, io non faccio campagna elettorale per il sì al referendum, altrimenti farò campagna elettorale per il sì al referendum. La sto semplificando, ma il meccanismo diplomatico, che poi tanto diplomatico non è perché è una vera e propria minaccia, all'Unione Europea è stato questo. E questo, queste condizioni l'Inghilterra alcune le sta ottenendo, altre le otterrà. Ora, noi siamo il terzo contribuente netto europeo, cioè noi diamo 20 miliardi di euro ogni anno all'Unione Europea e ce ne tornano 10. Capirete bene che non serve un economista per capire che stiamo dando più di quanto riceviamo. Ma a noi starebbe anche bene se fosse per uno sviluppo dell'intera area economica dell'Unione Europea, se fosse per uno un sviluppo e potenziamento della nostra economia interna come Unione Europea. Il problema è che io vedo sempre di più un'Unione Europea che sta aprendo a mercati che mettono a repentaglio l'esistenza delle nostre imprese. Io sono stato al mercato di Vittoria, prima ho visto il mercato ortofrutticolo qui di fronte, se non sbaglio. Io sono stato al mercato di Vittoria, che se non sbaglio è il secondo mercato ortofrutticolo in Italia, ed è in Sicilia. Ho conosciuto tanti contadini che mi hanno spiegato qual è il giochetto risultante dai nuovi due trattati dell'Unione Europea. Uno fatto, quello su eh, UE-Marocco, e un altro che è quello che sta per arrivare sull'olio d'oliva tunisino. Il meccanismo è semplice, è... La grande distribuzione che con gli agricoltori fa, la fa da padrone va al mercato di Vittoria e, dico, e dice: Io questo prodotto te lo compro a 5. Loro dicono: No, 5 non ce la faccio perché ho speso 6 per produrlo. Va bene, andiamo in Marocco, dove lo trovano a 5. Quando i marocchini alzano il prezzo, tornano dai siciliani. E con questo ping pong che si è creato, che è svantaggioso perché lo sappiamo bene che quelle economie non devono rispettare tutte le norme che dobbiamo rispettare noi all'interno dell'area comunitaria? Ci ritroviamo con un impoverimento tale che quegli agricoltori in realtà dicevano: noi siamo già falliti, mi facevano vedere le cartelle esattoriali, i pignoramenti delle case e così via. Allora, il tema è questo qui: come noi vogliamo aumentare il nostro peso contrattuale di Italia a quei tavoli? Per poter dico tra virgolette, spaventare le istituzioni europee, che sanno bene che hanno 20 miliardi da noi contribuenti italiani, o, e, non, e cominciare a trattare. A trattare su cosa? Noi siamo una, ehm, una nazione che si è distinta per il Made in Italy, sempre, e voi siete una regione d'eccellenza su questo. Bene, è mai possibile che l'Unione Europea ci dica che non si può fare un, un regolamento sul made in in Europa perché è anticoncorrenziale. Si sta sostenendo questa tesi, cioè proteggere il made in Italy, sviluppare il made in Italy è anticoncorrenziale, come l'emendamento Ferraresi sulla questione del rimborso più morbido, come si diceva prima, delle rate per il prestito a cui avuto av avete avuto accesso dopo il terremoto, c'è stato detto che forse sono aiuti di Stato per l'Unione Europea. Beh, allora, noi perché diamo 20 miliardi ad un'istituzione del genere e ce ne tornano 10 per avere dei parametri che continuano a danneggiare l'economia? Allora io lo dico semplicemente e non lo dico per eh, spot, lo dico veramente. Come Cameron ha indetto un referendum sull'Unione Europea, noi abbiamo due strade: o dire all'Unione Europea, cari signori, io ho le imprese che stanno morendo, non posso più fare credito perché oltre al problema degli istituti bancari ci sono i parametri di Basilea che speriamo vengano eh, riconvertiti, venga fatto Basilea 4 e venga fatto bene per cercare di dare più accesso al credito agli imprenditori. Di quei 20 miliardi me ne tengo qualcuno e comincio a fare investimenti nel mio territorio. Oppure secondo, e questo era nel nostro programma del 2013, ma dovete decidere voi, Indire allo stesso modo un referendum sull'euro e chiedere ai cittadini italiani cosa ne pensano, un referendum consultivo non vincolante. Io credo che il giorno dopo questi due annunci, uno dei due, avremo molto più peso contrattuale in Europa per cominciare a rimettere in discussione alcune cose. E tra queste, questa storia degli aiuti di Stato. Ormai tutto è aiuti di Stato. Anche se vuoi salvare i risparmi... È aiuto di Stato se utilizzi i soldi delle banche. Aiuti di Stato. Questi meccanismi vanno superati, però nell'ambito dell'Unione politica europea. Questo lo voglio dire. C'è un altro dibattito: quello di Schengen, la chiusura delle frontiere, che potrebbe danneggiare una parte delle esportazioni. Io penso che Schengen non sia o bianco o nero, o apri o chiudi. Siamo in un momento in cui la sicurezza dei paesi dell'Unione Europea e in particolare dell'Italia, che è una zona di transito continua di flussi migratori in cui ogni milione ce n'è uno malintenzionato, eh, noi abbiamo bisogno di più controlli alle frontiere. Ma questo non significa che dobbiamo cominciare a bloccare le nostre esportazioni o le importazioni. Dobbiamo aumentare i controlli, che significa potenziare la polizia di frontiera, e cominciare seriamente a fare un'opera di protezione dei nostri confini, che ricordo per oltre l'80% sono sull'acqua e non sono su terra. E questo tema qui è un tema fondamentale, perché l'Unione Europea ci reputa anche un po'... Scusate il termine dei fessi, perché noi che abbiamo tra i flussi migratori più grandi, che subiamo tra i flussi migratori più grandi, pochi mesi po un mese fa abbiamo dato 280 milioni di euro alla Turchia per gestire i flussi migratori come Italia. Ora noi abbiamo una parte di quei soldi che ci vengono dall'Unione Europea ma sappiamo benissimo che non bastano a gestire un fenomeno del genere. E come se non bastasse abbiamo concesso anche agli americani di utilizzare la base di Sigonella per andare a fare cosa con i loro droni? Bombardare la Libia. Cioè aumentare ancora di più i flussi migratori, visto che già l'abbiamo vissuta nel 2011 questa, questo film. O forse era un film e nessuno se ne ricorda. Nel 2011 con la scusa dell'ONU e della no-fly zone andammo a bombardare la Libia e abbiamo creato un'emorragia migratoria senza precedenti. Oggi si dice, ma come lo risolviamo il problema in Libia? Il problema è che la Libia non è un paese, sono almeno tre tribù, e non lo dico dispregiativamente per loro atavica composizione. Sono stati tenuti insieme da Gheddafi. Con le nostre bombe abbiamo ucciso Gheddafi, che era un dittatore, ma era l'unico che teneva insieme quell'area e la stabilizzava. Adesso, se queste aree si vogliono scompattare, l'importante è che stiano in pace. Più stanno in questo momento instabili, meno noi possiamo andare a fare un trattato con un governo, se non c'è un governo non lo possiamo fare, per dire dovete contenere i flussi migratori. E questo lo dico perché il grande fallimento dell'Europa eh, in questo momento si vuole far credere che sia l'immigrazione. Io non credo che dovevamo aspettare il fenomeno migratorio per capire che l'Europa non funzionasse bene. Noi basta, basta andare a chiedere ai nostri imprenditori, basta andare a chiedere alla nostra economia cosa stanno subendo dai trattati che sono stati fatti per capire che l'Europa che doveva potenziare il mercato interno in realtà lo sta danneggiando. E ultima follia, e poi mi taccio, è questa che dobbiamo cercare di impedire con tutte le nostre forze dell'apertura al mercato cinese. Perché? Viene a scontrarsi col mercato italiano, non ci sono santi, ma non perché io ho qualcosa contro la Cina, ma perché se veramente siamo Unione Europea dobbiamo proteggere i nostri mercati, noi che siamo un mercato d'eccellenza, nel momento in cui apriamo, e quindi significa reputare quel mercato al pari dell'Unione Europea, il, al mercato cinese, facciamo fare ingresso a dei prodotti all'interno della nostra economia che in un periodo non di crisi, ma di, diciamo, di problemi economici, orientano il. Consumatore verso quello meno costoso e distruggono quello che abbiamo. Quindi ci sono delle battaglie importanti a livello dell'Unione Europea. Quello che penso dell'Unione Europea in definitiva è che se ne parla troppo poco e ci mettiamo i riflettori pochissimo. Eh, siamo un po' Siamo un paese mediaticamente troppo provinciale, lo dico senza problemi. Parliamo sempre di quello che accade in Parlamento, ma vi posso assicurare che il 70% delle decisioni che vi riguardano si prendono o in Consiglio Comunale o in Consiglio Regionale o nella Commissione Europea. Tre cose di cui si parla pochissimo. Eccetto quando ci sono degli scandali nei consigli regionali o ci sono degli scandali all'interno dei vari comuni. E questo è un problema anche mediatico che ci porta a discutere tanto di leggi che si fanno in Parlamento importanti, per carità, e poco di leggi regionali, delibere comunali o direttive comunitarie, che in un sol colpo riescono ad arrivare anche a 300.000, 500.000, un milione di cittadini o di imprenditori. Vorrei allargare un attimo il tiro, perché lei ha parlato della situazione libica, della, sì. del fatto che partiranno dall'Italia i droni. Ecco, vado un pochino oltre. Quanto le fa paura, se le fa paura, la situazione politica internazionale? Mi riferisco ad esempio alle tensioni che ci sono tra Turchia e Russia, che non sono troppo lontane. Insomma. Io penso una cosa, ehm, molti sono ancora nostalgici dei vecchi blocchi, no? quindi chi sta con la Nato, chi non sta con la Nato. Io credo che siamo in un momento geopolitico in cui i vecchi blocchi sono superati. Il Movimento 5 Stelle non vuole uscire dalla Nato, ma crede che la Nato debba fare alleanze con altri attori internazionali per contrastare una minaccia importante che è quella del terrorismo. Ora, a me fa paura la situazione geopolitica a livello internazionale perché l'Italia non sta facendo la parte che potrebbe fare. Io ho parlato, vi dico con molta franchezza, io sono entrato in Parlamento tre anni fa. La mia più grande fortuna è stata quella di avere relazioni con tutti quelli che ci hanno rappresentato e che ne sanno molto più di me. Io non credo che i politici debbano essere dei tuttologi, debbano saper ascoltare. È un concetto fondamentale, altrimenti rischi di diventare conoscitore di tutto e quindi di niente. Nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno ho incontrato tanti nostri rappresentanti del corpo diplomatico che hanno rappresentato l'Italia in Libia, in Siria, negli anni passati, in Egitto, in Iran. Queste persone mi hanno detto una cosa chiarissima, tutti, quindi diciamo, mi dicevano tutti la stessa cosa. L'Italia in quelle regioni come la Siria, come l'Iran, Arabia Saudita, Yemen o anche in Libia, ha una credibilità internazionale che tanti altri paesi non hanno, che quasi nessun paese non ha. Ci sono due ragioni, una storica perché addirittura... Loro sentono molto l'appartenenza al vecchio impero romano addirittura, c'è una fase storica e poi c'è un'altra fase di relazioni legate a Leni, a Mattei che ha fatto politica internazionale molto più di tanti ministri con Leni in tutte quelle zone. Applausi Perché dico questo? Perché noi abbiamo un problema grosso, ci sono paesi che fanno il doppio gioco, che però sono nostri amici, e ci sono paesi che invece hanno un'idea chiara e invece sono nostri nemici e non so perché. Io parlo della Russia e della Turchia. Oggi la Russia, che certo non è una democrazia eh, da cui prendere esempio, è un paese a cui noi abbiamo dato le famose sanzioni a livello europeo che hanno causato 4 miliardi di, ehm, in meno di introiti per le nostre esportazioni. Quando abbiamo messo le, le sanzioni alla Russia, Solo le nostre esportazioni italiane hanno avuto un ammanco di 4 miliardi. In tutto l'Europa ha perso il 20% della sua economia di esportazione verso la Russia. Chi è che ha guadagnato il 20%? Gli Stati Uniti, nello stesso periodo. Quindi ora io non, non grido al complotto, però siamo stati poco furbi sicuramente. Dall'altra parte, alla Turchia diamo 280 milioni, come vi ho detto prima, per gestire i flussi migratori. La Russia, io so che con l'Isis non ci ha mai avuto a che fare. La Turchia... Sappiamo per polizia curda e controlli curdi che più volte l'hanno beccata a fornire le armi ai terroristi o a comprare il petrolio dal contrabbando dell'Isis. Allora, a me fa paura perché in questo momento dovrebbe essere l'Italia a mettere intorno ad un tavolo le realtà internazionali credibili, e questo me l'hanno detto tutti gli esperti del settore, e dovremmo fare una cosa molto semplice: cominciare a dire. Togliamo le sanzioni alla Russia che ne giova la nostra economia, ma soprattutto ci facciamo in questo momento. Abbiamo la possibilità di poter dialogare con quel paese, anche se mh, ci sarà comunque un dialogo al di là di questo. Secondo, cominciamo a fermare le esportazioni di armi verso quei paesi che indirettamente finanziano l'ISIS. Noi all'Arabia Saudita forniamo un mare di bombe con cui va a bombardare lo Yemen. L'Arabia Saudita ha delle fondazioni caritatevoli, si chiamano, che sono degli enti privati su cui transitano i soldi che vanno alle cellule terroristiche. Perché lo fanno? Qualcuno mi ha detto perché pagano una tangente per non avere gli attentati, qualcun altro mi ha detto perché quelli sono sunniti, gli altri sono usciti e quindi si combattono. Dall'altra parte, dobbiamo affamare l'ISIS che poi l'ISIS è una delle cellule terroristiche, lo voglio ricordare come loro contrabbandano petrolio. Se voi vedete questo Stato islamico, che non è uno stato, ovviamente perché non è riconosciuto da noi, però loro lo chiamano stato, dove si è formato tra Iraq e Siria, si è formato intorno ai pozzi petroliferi. Perché è semplice, loro hanno un PIL che devono alimentare e lo fanno contrabbandando il eh, petrolio e altre cose, però il petrolio è una delle economie più fiorenti dell'Isis. Quando alla Turchia, all'Unione Europea e altri paesi hanno detto devi potenziare i controlli al confine tra Turchia e Siria per bloccare il contrabbando di petrolio, il 50% degli introiti dell'Isis sono venuti a mancare. E la Turchia, l'ho detto, non ho nessun problema a dirlo, fa il doppio gioco, quindi non ha fatto neanche dei controlli così eccezionali. Dall'altra parte abbiamo la possibilità di rafforzare l'unico governo che in Siria oggi c'è, che è quello di Assad. Molti ci accusano di non fare realpolitik. Io vi dico con tutto il cuore, anche io vorrei una democrazia in Siria, però adesso ci abbiamo Assad. Assad è l'unico che ha un esercito e una polizia costituite, uno Stato costituito. È l'unico che può allontanare da quei territori l'ISIS. Per farlo dobbiamo fare una cosa fare una pace tra quelli che combattono Assad che non sono solo quelli dell'Isis e Assad molti di quelli che combattono quell Assad sono finanziati dagli Stati Uniti e questo ormai è una cosa sancita anche dai segretari di Stato quindi ci dobbiamo mettere tutti intorno ad un tavolo noi dell'Occidente più la Russia che ha, un ha una grande incidenza su Assad e dire signori li vogliamo affamare Finiamo di smettiamola di esportare bombe smettiamola di avere relazioni eh, relazioni di buona diplomazia con quei paesi che li finanziano e iniziamo l'unica strada che non si è mai percorsa in questo, paese per in questo mondo per combattere il terrorismo, quella di togliergli i viveri. Stiamo da di oltre dieci anni in Afghanistan, spendiamo un milione di euro al giorno per l'Afghanistan e abbiamo fatto nascere, ne siamo responsabili anche noi con le nostre bombe, oltre il mi pare il 200% in più di cellule terroristiche. C'è cioè il Global Index eh, Forum che ci spiega chiaramente come nel mondo l'80% delle cellule terroristiche annientate sono state annientate senza bombe. Solo circa il 7% sono state annientate con le guerre. Il resto si annientano come quando tu vuoi togliere mercato ad un tuo concorrente. Gli togli il mercato provando a prendertelo tu. Allora oggi dobbiamo dirci una cosa chiara, che l'unico modo per risolvere il problema libico, per, pro per risolvere il problema in Siria e quindi fermare i flussi dei migranti, perché altrimenti non è più un'emergenza migranti, se invece pensiamo che quelle zone debbano essere sempre teatri di guerre e di scontri, è cominciare a fare delle politiche economiche che, lo so, potrebbero danneggiare delle grandi aziende di Stato. Per esempio si fa il discorso, e concludo, film meccanica, se tu smetti di vendere bombe all'Arabia Saudita, film meccanica ne risente. Però io vi posso dire pure un'altra cosa, che film meccanica io l'ho visitata. Io sono stato alla SELEX, che è uno dei centri di ricerche più importanti e di produzione più importanti di film meccanica. La SELEX sta studiando le città intelligenti, la sanità elettronica... Io ho, ho partecipato ad una cosa, non so chi di voi è manutentore eh, o ha aziende di manutenzione, loro hanno creato questi visori per eh, coloro che eh, devono lavorare alle grandi cabine elettriche con cui l'operatore ha la possibilità di seguire la procedura in virtuale sulla cabina elettrica, quando stiamo parlando di qualsiasi tipo di manutenzione che sia elettrica ma che sia meccanica. Stanno studiando già come convertirsi perché lo sanno anche loro che il mercato delle armi non, può andare non è sostenibile. Quindi noi dobbiamo solo prendere quei settori e svilupparli di più e le nostre aziende non solo, secondo me, sopravviveranno a quelle che sono le mancate esportazioni di bombe, scusate tanto che non è solo una questione economica verso paesi che finanziano i terroristi, ma addirittura può essere l'occasione per sviluppare nell'ambito dell'high tech nuovi posti di lavoro e nuove economie. Grazie mille. Io so che c'era una domanda del Presidente, così cambiamo anche voce e lasciamo anche bere un attimino l'onorevole. Ma io voglio tornare un attimino al fatto che io e molti altri miei colleghi domattina comunque apriamo il portone del nostro capannone e andiamo a lavorare. E un recente studio della cena nazionale ci dice, ed è vero perché lo proviamo con mano, che 28 giorni all'anno noi lavoriamo per la burocrazia. Qui si va dall'etichettatura nel campo alimentare, nel campo chimico, ma anche basta che subiamo un furto e abbiamo un ITER per denunciare solo il furto che è incredibile. Possiamo avere anche solo la speranza, noi imprenditori di lavorare e cioè fare quello che sappiamo fare e dimezzare almeno a medio termine questa burocrazia perché per adesso ci pare che tra recepimento di leggi della comunità europea e roba varia questa burocrazia invece stia aumentando Grazie, infatti poi mi dispiace se siamo andati troppo su magari temi lontani dalle realtà eh, di imprese come voi che stanno sempre sul territorio, però mi faceva piacere rispondere anche con una visione un po' più generale, però entriamo diciamo, nel vivo, eh, 28 giorni all'anno per la burocrazia e i primi tre mesi di tasse che pagate finanziano sprechi, questo è un altro studio che ho letto e che è certificato, cioè No, non voglio rincuorarvi. Non voglio rincuorarvi, perché eh, con, la, con la storia della speranza eh, ci siamo fregati un po' da soli in tutti questi. Noi dobbiamo perdere un po' la speranza e cominciare in qualche modo a, a lavorare in prima persona a tutti i problemi, e ovviamente voi siete già in prima linea. Um, C'è un tema: la burocrazia è un sistema di potere. Non è che è fatto da incompetenti, non è un sistema in, fatto da incompetenti, è un sistema diabolico. Perché è un sistema fatto in modo che chi deve affrontarlo deve riferirsi a precisi attori che possono aiutarlo a sopravvivere in questa giungla. I giorni in cui scompare la burocrazia scompaiono una serie, secondo me. Poi sbaglierò, non voglio fare previsioni azzardate. Di personaggi sia politici che burocrati che non avranno alcuna ragione più né di esistere e né di millantare quell'importanza che non hanno se la legge fosse semplice e chiara. Eh, le, le soluzioni le avete voi, e le conosco, le ho lette più volte. Il tema è la volontà politica di farlo. Io vengo da una zona, vi ho detto prima, della provincia di Napoli, tristemente conosciuta prima della Terra dei Fuochi come Triangolo della Morte, lì è successo di tutto, ci sono interrati rifiuti da tutta Europa, poi sono passati anche ad altre regioni, c'è una Terra dei Fuochi in ogni regione, non è che voglio eh, parlare solo di quella campana. Ad un certo punto, eh, del, diciamo, quando avevo circa 21-22 anni, dopo che eh, essere stato deluso dall'ennesima campagna elettorale di un partito che mi coinvolgeva per magari attaccare qualche manifesto e poi il giorno dopo le elezioni scompariva, ho deciso di provare a mettermi in gioco con questa realtà qua, con tutti i problemi e i difetti del caso e sono dell'idea che in questo momento l'unico modo per riuscire a realizzare il qualcosa che cambi per, per cambiare le cose e non pensare che possano cambiarle coloro che le hanno create secondo me è un concetto generale perché, perché se ne nutrono quindi lo sportello unico le certificazioni uniche cominciare a togliere di mezzo una serie di Um, oner, cioè io voglio invertire l'onere della prova non deve essere l'imprenditore a dimostrarmi che le cose stanno così sono io stato che vengo da te e vengo a controllare le cose come stanno perché guardate molte volte sono anche lastricate di buone intenzioni una piccola parte di queste normette e certificazioni però nessuno conosce tutte quelle che sono state fatte in passato e quindi ne aggiungono un'altra e molto spesso devo dire per quanto non vada più di moda eh, eh, diciamo il passaggio Camera-Senato. È proprio il passaggio tra Camera e Senato che ha salvato le realtà imprenditoriali, perché molti, anche il CNA, venivano lì e dicevano: Voi siete pazzi! Avete approvato una norma alla Camera, abbrocatela subito al Senato, altrimenti vi portiamo tutti eh, in piazza Montecitorio. Eh, la seconda cosa è quella della sicurezza, lei parlava di furti prima presidente, il tema fondamentale è, eh, della sicurezza è che è, è quello fonda è, diciamo, si appoggia su una scusa di questo paese che io provo a sfidare sempre, che è quella che non ci sono soldi, allora, io non credo che non ci siano soldi, tanto è vero che nei primi tre mesi dell'anno voi con le vostre tasse finanziate sprechi, quindi a ricordi logica e me lo insegnate voi nelle vostre aziende, se tagli gli sprechi hai più risorse per fare cose utili. Ma ammettiamo per un attimo che il comune di Roma non sprechi un miliardo di euro all'anno. Un miliardo di euro all'anno spreca. Ammettiamo per un attimo che in questo paese non ci siano 10 miliardi di euro di enti inutili. Va bene? Faccio sempre questo ragionamento, anche nella commissione o in altre cose. Facciamo una legge a costo zero, cioè leggi che non hanno bisogno di soldi, così togliamo questa scusa di mezzo. Allora, in Italia abbiamo mille agenti di polizia in scorta a politici. Vogliamo potenziare la sicurezza togliendone una parte che sono sicuro che se andiamo a vedere non servono e mettiamo queste persone che fanno il loro lavoro già oggi a pattugliare le nostre strade, a sorvegliare quelle che, che sono le nostre città. Io faccio un esempio provocatorio però per dire che a volte non sono solo sprechi in soldi, sono sprechi anche in risorse umane, in risorse pubbliche di altro tipo. Il 2015 ha un triste primato, il 70% in più di allarmi privati installati da famiglie ed imprese. Che cosa significa? Che la percezione di sicurezza diminuisce sempre di più ed è paradossale perché siamo nel paese con la più alta imposizione fiscale che è costretta a rivolgersi ad una spesa privata per assicurarsi un servizio che in teoria paga profumatamente con le proprie tasse. Come se ne esce? Se ne esce, lo ripeto, facendo delle scelte che non devono ledere la tua mangiatoia. Perché il giorno in cui ci ritroviamo come decisore pubblico, colui che si avvantaggia di quello spreco o di quella distorsione, non ne usciamo. F abbiamo, avete visto il tema affittopoli, è esploso adesso, ma quanti cittadini conoscevano già quel tema? Quanti giornalisti lo conoscevano già? Solo che se hai la sfortuna che nell'affittopoli sono coinvolti organi di stampa o partiti politici, nessuno lo viene a sapere. Poi a un certo punto arriva un commissario e dice, porca miseria, mancano 170.000 euro di affitto di una sede di un partito mancano 10 milioni di euro di, eh, di tariffe abitative mai riscosse quindi oggi io penso una cosa che noi abbiamo tutte le risorse per riuscire a ridurre l'imposizione fiscale a partire da una tassa che ormai l'Europa ci chiede di abolire che è l'IRAP ma è solo la punta di un iceberg e seconda abbiamo le risorse anche per fare gli investimenti io vorrei se posso su questo tema qua magari interro mi interrompa perché non voglio andare ehm, troppo avanti ehm, col tempo noi oggi abbiamo una, ehm, una proposta nostra che è il primo punto del programma del Movimento 5 Stelle nel 2013 che si, chiama, si chiamava e si chiama reddito di cittadinanza questa cosa ovviamente vengo a dirla qui a voi che ogni mattina aprite un'azienda, lavorate, sudate quello che guadagnate e date lo stipendio prima ai vostri lavoratori e poi magari quello che avanza a voi. E magari muove un sacco di obiezioni. Però noi abbiamo un problema a livello europeo e a livello italiano. Il calo oppure la stagnazione dei consumi. Draghi ha provato a fare una cosa, il governatore dell'ABC ha detto: Io stampo 60 miliardi di euro al mese e li metto al, le do alle banche e dico alle banche di investirli nelle imprese, poi ritornano i prestiti con gli interessi e mi restituisce i soldi e le banche si tengono i profitti. È andata così? Non mi risulta. Cioè, che cosa è successo? Che lo dico senza ironia? Che si sono dati soldi alle banche, la maggior parte di quei soldi sono andati in economia di carta, quindi soldi dai soldi, e eh, l'economia reale ha avuto poco. Addirittura c'erano delle norme che prevedevano che quei prestiti dovessero andare per forza alle imprese, altrimenti avrebbero perso i soldi. Le banche, molti istituti bancari, hanno preferito non erogarli piuttosto che erogarli. Ora. Che cosa significa questo? Che ci sono due ricette. Una è quella di provare a mettere soldi in pancia alle banche per far muovere l'economia e un'altra quella di mettere i soldi direttamente in tasca ai cittadini. Ora, in Europa siamo gli unici a non avere questa misura che si chiama reddito di cittadinanza. Per farvi capire l'importanza sull'economia delle attività produttive, vi cito soltanto un incontro che ho fatto con l'ambasciata francese qualche anno fa. Quando volevano conoscere questi alieni arrivati a Roma, il Movimento 5 Stelle, volevano capire chi fossero. E noi gli dicevamo: Guardate, al primo punto abbiamo il reddito di cittadinanza, al secondo punto aiuto alle imprese. Loro ridevano e mi dicevano: E voi avete preso 9 milioni di voti con questa roba qua? E dissi: Guardi, noi questo abbiamo. Però perché state ridendo? E loro mi dissero: Noi con, reddito, con lo strumento del reddito di cittadinanza ci abbiamo mantenuto alto in Francia la domanda interna. Perché? Il meccanismo è questo, ve lo voglio spiegare della nostra legge. 17 miliardi di euro costa, il 2% del bilancio dello Stato. Oltre 800 miliardi di euro abbiamo come bilancio dello Stato. 17 miliardi di euro che provengono eh, le spese sono online, le vedete sul sito della Camera dei Deputati, da 25 voci di spesa tagli a qualunque cosa, dai vitalizi a quelli che sono gli stipendi dei parlamentari, che sono piccole parti, fino ad arrivare a tagli ingenti quelli sugli enti inutili, a tassazioni maggiori sul gioco d'azzardo, a tassazioni maggiori sui concessionari autostradali. Ora, ed è per questo che dicono che non ci sono coperture, poca gente eh, diciamo, in Parlamento vede queste come potenziali coperture, per molti sono la, eh, diciamo, lo stipendio che hanno ogni, ogni mese. Il discorso è questo: noi prendiamo questi 17 miliardi di euro e li direzioniamo verso 10 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà. Ora, secondo me la soglia di povertà è anche troppo bassa, 780 euro al mese la soglia di povertà, cioè l'Unione Europea ci dice che sopra i 780 euro al mese non vivi più sotto la soglia di povertà, questo poi è da vedere. Però ragioniamo con questo parametro, perché è un parametro ufficiale all'Eurostat: 10 milioni di persone percepiscono un reddito di cittadinanza, due terzi di queste persone lavora e guadagna meno di 780 euro al mese, queste persone vanno a compensativo a 7,80 quindi se io guadagno 0 7,80 se guadagno 300 guadagno quello che mi manca prendo quello che mi manca per arrivare a 7,80 in quel momento storico abbiamo messo 15 miliardi di euro nell'economia reale perché ho la certezza che verranno spesi perché li do a chi non arriva a fine mese e comincerà a spenderli nell'economia cittadina comincerà a spenderli negli esercizi commerciali nelle imprese comincerà a mettere in flusso oltre 10 miliardi di euro verso quelli che sono i beni di prima necessità, affitti, perché magari qualcuno non riesce a pagare più l'affitto, e, in, e um, diciamo alimentari, tutte quelle cose che riguardano la prima necessità, che ovviamente non vi devo spiegare, hanno un moltiplicatore importante. In cambio cosa chiedo a questi cittadini? O solo 8 ore a settimana di lavori pubblici, che significa se io ti do qualcosa tu devi dare qualcosa allo Stato, ma non voglio creare lavoratori socialmente utili, perciò ci teniamo sotto le otto, fino ad otto ore. Tutto il resto si devono formare e quindi non possono passare la giornata sul divano, per professioni che attraverso una ristrutturazione seria dei centri per l'impiego, una ristrutturazione seria del rapporto dello Stato, Ah, C'è un rapporto con le imprese che chiede delle professionalità e della formazione. Lo Stato gli fa tre proposte di lavoro, se non le accetta, perde il reddito. I francesi mi hanno spiegato che ci sono dei furbi da loro, però loro mi hanno detto noi siamo più furbi di loro, perché quando noi gli diamo quei soldi, loro li spendono e comunque quel tipo là, uno, non delinque, due, mette i soldi in circolo e mi fa salire l'economia reale. E tre, in ogni caso, mi ritornano in IVA, in tasse, che come stato reincasso. Ora, questa è una strada, ve la spiego dal punto di vista economico. Noi abbiamo calcolato con importanti istituti di statistica che possiamo portare il PIL a oltre il 2% all'anno con questa manovra. L'altra manovra era quella della BCE, che è fallita miseramente, infatti l'inflazione è in stagnazione e i soldi li hanno spesi nelle borse un'altra volta. Se ci sono altre alternative per riuscire a continuare ad aumentare. La, eh, la, la spesa interna, voi mi risponderete sicuramente: il lavoro. Sì, ho capito. Però, per il lavoro e per riuscire a riqualificare lavorativamente quei 10 milioni di persone, io ho bisogno uno, di fare investimenti a lungo termine che vanno oltre la mia legislatura, invece, voi avete bisogno di aumentare i consumi subito. Perché due anni possono essere la fine di un'impresa, possono essere la fine di un'economia. Quindi, secondo me, commisurare le due cose un giusto credito alle imprese e un giusto rapporto con, eh, con il welfare che aiuta le imprese può essere l'occasione che sinceramente funziona bene negli altri paesi. E Cameron sta facendo una cosa chiedendo all'Unione Europea col suo referendum: sta chiedendo che il reddito di cittadinanza inglese non vada anche agli immigrati comunitari. Cioè quando gli italiani vanno lì, io ho tanti amici che sono andati lì, facevano i camerieri per sei mesi, poi hanno perso il posto di lavoro, lo Stato ti chiama, ti dà il reddito, ti riforma e ti reinserisce a fare non il lavoro della tua vita ma quello che serve in quel momento. Cameron sta chiedendo all'Unione Europea di differenziarle perché l'Inghilterra ha questi grandi flussi migratori e ha il problema di, di eh, migratori comunitari, eh, italiani, che siano ehm, tutti quelli all'interno dell'Unione dell Europea e sta dicendo io devo differenziarlo perché non mi reggono più le, le bilance pubbliche. E anche la nostra legge, visto che abbiamo flussi migratori importantissimi, non è previsto purtroppo per gli immigrati extracomunitari perché altrimenti non, regge, non sono 17 miliardi, sono 200 miliardi a quel punto. 200 per modo di dire. Grazie mille, vicepresidente. Possiamo ancora abusare della sua pazienza? Allora, pure. Se, ci sono, se ci sono delle domande, eccomi. Beh, intanto ringrazio Di Maio e ringrazio il Movimento 5 Stelle perché è stato uno dei primi che... Um, dei, dei partiti, chiamiamo partiti dei movimenti che sono stati, secondo me, vicino alle piccole imprese. E, ricollegandomi a quello che dicevo per la salvaguardia dell'economia italiana, volevo magari che dicesse qualcosa per il TTP: eh, sì. questo famigerato trattato che sta avanzando. Ne vogliamo fare due o tre e poi sì, richiamo. Sì, 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 sì. C'è qualche altra domanda? Prego. Due domande. Una agli associati CNA, cioè è al primo punto assicurare le imprese contro qualsiasi tipo di calamità, cioè in modo che non ricadano sulla collettività. Ad esempio, il terremoto è stata un'indicazione, cioè su 100 imprese. Erano assicurate 100 imprese, cioè come associazione verificavate che l'associato mettesse l'impresa davanti magari alla Porsche Cayenne che aveva in garage l'imprenditore, questo è un piccolo punto. Il secondo punto invece chiedo a chi ci rappresenta nelle istituzioni la tassazione abnorme sull'energia che le imprese pagano, cioè le imprese piccole vivono di gas e di energia elettrica, poi di molte altre cose. La tassazione in questi ultimi 4 anni è aumentata di oltre il 100%, cioè oggi praticamente la pressione fiscale, le accise sono il triplo rispetto al costo dell'energia pura. La domanda è, in questo caso qua, un'altra cosa che dobbiamo fare, è chi produce eh, sviluppo, lavoro e energia, la pressione fiscale sull'energia, sull cioè sull'aria che respira, deve essere assolutamente più bassa. Non possiamo far pagare agli imprenditori. Il fotovoltaico che degli speculatori hanno piazzato in Sicilia, in Sardegna e in Puglia, che non ha generato un posto di lavoro, ma ha creato della ricchezza senza sviluppo territoriale. Grazie. Grazie. Volevo riprendere la, ciò che aveva detto, ha detto il Presidente nell'introduzione, cioè la, la richiesta di. Uh, dello spostamento delle imposte e fare alcune precisazioni. Eh, mh, ciò che diceva il Presidente è riferito a una dimensione di questo tipo: ci sono 700 milioni di euro che sono stati uh, uh, sospesi, sono le imposte del periodo del sisma pari a 17 mensilità. E se nei 125 giorni che ci sono da oggi al 30 giugno non si provvede allo spostamento delle imposte, 175 milioni verranno richieste alle imprese che sono all'interno del cratere e che sono state ai loro sottoposte al problema del sisma. Si sommano queste al saldo delle imposte, all'acconto delle imposte del 2016, alla parte contributiva sospesa e il primo istituto bancario del territorio ha riferito che per la parte dei propri clienti solamente il 50% è probabilmente in grado di pagare il 23% è sicuramente non in grado di pagare, il 27% forse ce la farà, forse no, aggiungo io, probabilmente coinvolgendo anche il mancato pagamento dei fornitori e un ulteriore indebitamento bancario. Questo provoca in un territorio come questo, che ha un rapporto fra le partite IVA e la popolazione pari al 10% circa, per ragionamento, quindi ha un'altissima densità di partite IVA. Una necessità di una risposta che in questo momento, sia sì in termini di liquidità, per mille motivi di burocratici e a volte anche oggettivamente di difficoltà nell'espletare le domande del Sisma, ha, ha sì trovato e concesso per un miliardo di euro le, i valori economici della ricostruzione, ma solamente 425 milioni sono stati erogati. Questi fenomeni ci fanno dire che noi abbiamo bisogno di essere aiutati nello spostamento delle imposte di un anno, nella rimodulazione a cinque anni della parte della restituzione delle imposte e aiutateci nel mantenere la garanzia cosa, della cassa depositi e prestiti. Vorrei far rilevare ai presenti che non abbiamo chiesto esenzione di imposte ma spostamento delle imposte. Direi che possiamo cominciare dopo questa prima batteria. Sì. Su questo, sull'ultimo tema, siccome eh, è ovvio che bisogna provare a fare eh, molto di più su questo tema per accelerare prima che le scadenze poi portino all'inevitabile. Che, se non sbaglio, è giugno, giugno 30 giugno, c'è la scadenza. E noi avevamo una fantastica occasione che era il decreto mille proroghe. Che si chiama così e per una volta potrebbe fare qualcosa di buono, perché proroga molto spesso norme. C'è addirittura il terremoto dell'Irpinia, ancora il commissario del terremoto dell'Irpinia, se non sbaglio. Ricordate che è negli anni Ottanta, no? che nel, eh, era nel mille prorogo fino all'anno scorso, se non sbaglio. E, e, mh, Vittorio eh, Ferraresi aveva presentato questo emendamento. e A quanto sappiamo c'è stato risposto al no, problema sono, eh, che per, eh, per eh, l'Unione Europea sono aiuti di Stato. Ora, io sinceramente. Di queste cose qui me ne fregherei altamente, cioè se poi l'Unione Europea si vuole arrabbiare, si arrabbi pure. però eh, abbiamo già eh, fatto saltare risparmi a 130.000 famiglie italiane perché l'Unione Europea ci diceva che non potevamo aiutarle perché erano aiuti di Stato. E mi riferisco alla questione di Banca Etruria Co. E su questo dobbiamo muoverci. Eh, L'altro mille proroghe viene presentato a luglio è quindi fuori termine, e quindi ci sarà bisogno di una norma ad hoc, un emendamento in qualche decreto. Dovete sapere che. I tempi per approvare una legge sono lunghi perché per approvare una legge si devono mettere d'accordo tra di loro troppe persone e questo secondo me varrà sia col bicameralismo che col monocameralismo. Il decreto legge ha la certezza che entro 60 giorni deve essere convertito e quindi molto spesso è un treno che si può prendere al volo perché hai la certezza che presentando una norma lì dentro se viene approvata a 60 entro 60 giorni diventa legge. E col mille proroghe questo avevamo provato a fare e si potrà fare per qualunque altro decreto se c'è l'unanimità dei gruppi che dicono che è ammissibile quell'emendamento. Quindi io eh, ovviamente non lo devo dire al CNA, eh, ma eh, in generale eh, consiglio di fare pressione il più possibile sui gruppi politici affinché si faccia il prima possibile questa, eh, questa, diciamo, ri questo rinvio, perché voi non state chiedendo un'esenzione, come diceva lei, state chiedendo solo un rinvio, anche perché... Ne parlavamo prima col Presidente, in quest'area ultimamente è, diventato, è successo di tutto, eh, ultimamente insomma, non solo la questione del terremoto, poi c'è stato il problema dell'alluvione, eh, dell eh, la tromba d'aria, quindi vi farò una fornitura di corni napoletani. Eh, sì, ne abbiamo perché, bisogno eh, perché c'è giusto un'alluvione. Noi possiamo aiutarvi perché. su questo. Insomma. E, e poi ehm, giusto per andare velocemente sugli altri temi, il TTIP è un altro di quei trattati. Non so dove, eccolo lì, Nella persona che me lo chiedeva: è un altro trattato che mette a serio il rischio il nostro agroalimentare perché a quel punto, se permettiamo al parmesan di poter essere che è, diciamo, è la contraffazione. Parliamoci chiaro del parmigiano nei supermercati americani e gli consentiamo con un trattato che non sta contrattando nell'Unione Europea né l'Italia, questo lo dobbiamo dire chiaramente, cioè ci sono i rappresentanti di portatori di interesse privati che stanno europei con i rappresentanti dei portatori di interesse privati dell'America del, um, dell degli Stati Uniti e, della, e del Nord America che si stanno mettendo d'accordo in una contrattazione privata su quali prodotti far entrare qui si dice per la competitività sicuramente per la competitività di chi verrà a vendere il parmesan contro il parmigiano di certo non per la competitività di chi vende il parmigiano contro il parmesan perché e lo sapete meglio di me eh, è vero che c'è un tema di qualità però c'è anche un tema di convenienza sul mercato che porta purtroppo molto spesso il consumatore ad orientarsi verso prodotti di scarsa qualità, anche perché su questo, soprattutto dal punto di vista dell'agroalimentare, non abbiamo alcuna educazione eh, alimentare e a, a, a alcuna cultura del, del prodotto, di quanto è sano e di quanto è, eh, è diciamo, fatto bene. Sulla questione dell'energia. Dell io prima ne parlavo mh, come uno degli asset fondamentali del rilancio economico dell'Italia, cioè gli investimenti nel campo dell'energia. Io ho parlato con molti rappresentanti di Enel che oggi rappresentano la nostra azienda di bandiera nel campo dell'energia, i quali mi hanno detto noi oggi come stanno le cose? Abbiamo troppa energia in circolazione troppa mi hanno detto non smantelliamo una serie di centrali a carbone perché abbiamo fatto un investimento e per questa ragione non possiamo smantellarle questo concetto è opinabile ma per farvi capire che allo stato attuale nonostante la speculazione sulle energie eh, rinnovabili nonostante l'enorme bolla della green economy che ha portato ancora una volta a mercati esteri a speculare anche sul fotovoltaico e così via noi stiamo producendo un mare di energia che molto spesso si disperde in rete Qual è il, secondo me la soluzione a quello che diceva prima? Ovviamente in generale evitare di continuare ad aumentare eh, quelle che sono le accise sulle tariffe elettriche e anche a dicembre sono aumentate sia le tariffe elettriche sia poi tutte le questioni delle tariffe eh, legate quindi della tassazione statale su... Uh, su ferrovie e su, uh, sui voli aerei, sui biglietti aerei: che questi sono tutti balzelli che finiscono per finanziare gli sprechi. Perché poi io credo che voi siate d'accordo con me quando diciamo che io voglio pure pagarle le tasse. Però, se entra 100, deve uscire 100 in servizi. Se, se entra 100 e esce 10 e gli altri 90 non sappiamo che fine hanno fatto, io non ci sto più a contribuire. Dirò un concetto banale. Però io entrando lì dentro ho capito dove finiscono gli altri 90. E non finiscono solo nel tema degli stipendi. Finiscono nel finanziare una serie di realtà che non servono a niente. Che se lo Stato italiano fosse azienda voi. Come imprenditori li avreste smantellati subito. È come se voi rilevaste un'azienda in cui ci sono degli uffici che non fanno niente di quello che vi è utile e li tenete in piedi pur contribuendo all'indebitamento dell'azienda, dicendo vabbè, ma eh, poi che facciamo? Rispegniamo. Io quelle persone, eh, que quelle, eh, quelle parti di azienda le lascio in piedi. In realtà vi avvitate su voi stessi e poi chiudete tutta l'azienda. Questo è lo stesso discorso. Noi abbiamo una serie di cose che possono essere ottimizzate di spese pubblica, la cosiddetta spending review, che in realtà non si è mai fatta, abbiamo solo dato 200.000 euro all'anno a tre commissari della spending review che si sono dimessi dopo un anno. Quindi abbiamo speso 600.000 euro per far dimettere i commissari della spending review, Cottarelli, Bondi, ve li ricordate tutti, no? Quei personaggi lì. Oggi noi abbiamo tanto da ricavare nelle risorse dello Stato, ed è chiaro che però deve cambiare anche l'approccio proprio della tassa. Io su questo chiedo anche il vostro aiuto su una riflessione. Nella produzione voi pagate tassa su ogni cosa. Cioè voi pagate tassa su chi lavora, tassa sul prodotto che comprate, pagate tassa sull'energia. E tutta questa tassazione contribuisce a far impennare vertiginosamente il, pezzo, il prezzo del prodotto, ammesso che riusciate a piazzarlo più, perché poi è una questione anche di competitività. Noi dobbiamo fare una riflessione sull'intero sistema di tassazione e su questo ci sono tanti studi, tante riflessioni che si stanno facendo, per esempio un'unica tassa del consumatore che paga tutta la filiera. Io per ora però mi accontenterei di pensare ad uno Stato che taglia gli sprechi e elimina le accise sull'energia, sulla benzina. Ormai avete auto che vanno ad accise eh? perché il prezzo del petrolio non esiste neanche più. Le vostre auto vanno ad accise, non vanno più a benzina o a, o, a o a petrolio. E per questo servono degli investimenti. Perché sono ottimista? Perché abbiamo l'87% di suolo. Di sottosuolo geotermico in questo paese che può sostituire gli enormi prezzi che, che paghiamo per l'importazione del gas dall'Azerbaigian e dalla Russia. E questo abbassa un po' i prezzi dell'energia. Dall'altra parte il mercato delle rinnovabili è fallito perché si è pensato di utilizzare enormi distese di terreni per lastricar, eh, lastricarli di fotovoltaico, oppure grandi paleoliche. Il futuro è utilizzare le superfici inutilizzate, che sono tetti, che sono i capannoni, che sono quello che già abbiamo, per produrci energia per quello che ci serve e poi venderlo in rete quando non lo utilizziamo. Cioè non ci serve una centrale da 1000 kilowatt, ma mille cittadini che producono un kilowatt a testa. Questo è il meccanismo che evita le speculazioni, perché se poi invece compri appezzamenti di terreni e gli lastrichi di. Ehm, di fotovoltaico crea anche un altro problema che toglie suolo agricolo che ce ne, tra poco ci servirà molto di più soprattutto eh, in vista di, di tutti questi problemi legati al fatto che ci sono due paesi emergenti che hanno miliardi di cittadini come l'India e la Cina che, in cui la classe media mangerà sempre di più e, 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 e consumerà sempre di più um, credo di aver finito tutto deve rispondere il Presidente sull'assicurazione ma guardi, io. Vabbè, uh, no, vabbè. Io sarò anche un presidente ingenuo. Ma vede, il 20 e il 29 maggio, visto che io c'ero e la nostra associazione c'era, io sotto quei capannoni ho visto dei macchinari, dei torni moderni, delle strutture per il mio bene di casa. Non ho visto grandi Porsche Cayenne, forse non mi sono accorto di qualche conto corrente alle isole Cayman. Io ho visto una solidarietà fra imprenditori concorrenti che si sono prestati i macchinari. A me sorprende di più il fatto che in questo paese non ci sia una vera e propria legge sulle calamità naturali, che manca perché purtroppo la natura anche se ha colpito qua, magari colpisce dall'altra parte, ma vedrai che sarà beffarda anche in un futuro molto presto. Grazie. L'onorevole si è detto disponibile a accettare anche un altro paio di domande. E sì, poi ecco. purtroppo devo andare, scusatemi tanto. Grazie. Eh, grazie. Io eh, ho apprezzato moltissimo un passaggio prima nel quale lei eh, parlava di inversione dell'onere della prova per quanto riguarda le tematiche fiscali. Eh, io credo che in Italia ci sia uno strumento vessatorio, innanzitutto credo che il fisco in Italia sia maligno e ci sia uno strumento vessatorio che è quello degli studi di settore. Gli studi di settore sono stati eh, creati probabilmente da persone che un'impresa non ce l'hanno mai avuta perché parametrano per esempio il fatturato a una serie di eh, così metri quadrati di magazzino, numero di dipendenti, cose che in certi momenti storici nulla hanno a che vedere col fatturato. Così come eh, molto spesso lo studio di settore impone di non lavorare perché eh, in certi casi, in certi anni, è quasi meglio stare fermi piuttosto che non essere poi congrui e coerenti e doversi, e doversi adeguare. Eh, nel periodo successivo alla crisi questo è stato evidentissimo. Eh, io so anche di imprenditori che avrebbero, di persone che avrebbero un'idea un imprenditoriale, avrebbero i soldi per partire, ma non partono perché dal secondo anno si, si applicano gli studi di settore e quindi sarebbe un disastro. Connesso agli studi di settore c'è anche il problema delle società di comodo. Molto spesso eh, una società, per esempio, che fa gestione immobiliare che eh, non è congura, eh, non supera il test di operatività, diventa società di comodo. Cioè, secondo me questa normativa la dice lunga sull'idea che lo Stato ha dell'imprenditore. Cioè l'imprenditore per default deve essere uno che non paga le tasse. Cioè, Secondo me mh, questa è una delle componenti su cui lavorare, c'è cioè una delle parti su cui lavorare, perché c'è bisogno anche di un cambio di mentalità nei confronti dell'imprenditore e dell'impresa. L'imprenditore è uno che crea sviluppo, crea posti di lavoro, non è uno che va sempre trattato come l'evasore fiscale. E, ecco, quindi mh, mi interessava sapere anche qual era la posizione rispetto allo strumento studio di settore. Grazie. Grazie, buonasera e eh, saluto Luigi che ci rivediamo ogni tanto. Allora io vengo da Carpi, finora abbiamo parlato di imprese produttrici, piccolo-medie o grandi imprese, però specialmente nella nostra zona il grosso settore è quello del conto terzi, che è sempre di piccole imprese molto spesso familiari, ormai distrutto, distrutto e diventato inesistente da, da una crisi forzata e subita proveniente da molte situazioni, compresa quella della concorrenza del, che purtroppo abbiamo nel nostro settore dagli estracomunitari che aprono le aziende nel modo in cui tutti sappiamo, dove sì è vero ci sono controlli, ma sono veramente molto leggeri, troppo leggeri e non, non, non danno la possibilità di poter rinascere. E un altro problema grosso, e credo che qui invece dovrebbe esserci un intervento forte, è quello di... Eh, ridare la professionalità che ormai non c'è più, non c'è più con la scomparsa della generazione di chi sapeva lavorare effettivamente, perché anche questi corsi che vengono eh, promossi, stanziati, non, non formano realmente, sono scorsi spesso anche eh, che le aziende devono pagare per formare i propri dipendenti ma non li formano, non li formano perché formare un dipendente al lavoro vuol dire metterlo a sedere davanti a una macchina da cucire e insegnargli a cucire fargli prendere in mano un ago, forbice e filo e insegnargli a cucire non serve informarlo sulle norme della sicurezza, eh, quindi eh, dobbiamo ritornare a prendere in esame le vere, reali necessità e non solo delle chiacchiere o delle promesse. Guarda, solo per dare prego. qualche prego, elemento all'onorevole, ne approfittiamo perché non può andare via: e... tra l'imposizione le... fiscale a cui si riferiva probabilmente la signora, ad esempio nei metri, ci sono i rifiuti. Faccio un esempio, un fabbro ha un capannone enorme, perché magari aggiusta dei cancelli, e se la tassazione sui rifiuti è solo e esclusivamente, o quasi, sulla metratura, questo è un perdente. Tornando alla domanda della signora, eh, si riferisce anche all'abusivismo, c'è poco da fare. L'abusivismo è un fenomeno che nel nostro paese e purtroppo anche nel nostro territorio, probabilmente anche nel suo settore, ma non solo, ahimè: sta danneggiando veramente gli imprenditori che si ritengono imprenditori veri, che quindi pagano le tasse, soffrono la burocrazia e trovano nello stesso territorio una concorrenza sleale e siamo dei perdenti. Sì, stavo prendendo il cellulare per ricordarmi una cosa, io ho partecipato ad un film, un microfilm, un anno fa con un'associazione che si occupava in Riviera del Brenta proprio di contraffazione e di abusivismo, che molto spesso poi diciamo, vanno anche di pari passo, e, e lì facevamo una riflessione importantissima, cioè tra le leggi a costo zero, anzi adattivo, c'è la legge sulla contraffazione. Noi abbiamo un problema che nel 2011, se non erro, fu fatta una delle cose che poi non gli addebitiamo tutte le colpe sulla contraffazione. Una legge che depenalizzava il reato di contraffazione e da penale lo faceva diventare amministrativo. Cioè, c'è un problema che chi fa contraffazione oggi può farsi due conti e dire: Io in galera non ci vado, il penale non lo rischio, se guadagno 10 milioni pago una multa di 100.000 euro e quindi ci guadagno sempre. Questa cosa, unita poi a tutto il tema della corruzione, perché poi mi devono spiegare alcuni prodotti come entrano in Italia e così via, ma lasciamo perdere, ha creato un meccanismo perverso per cui oggi, tra l'abusivismo, eh, le pessime condizioni di lavoro di alcune aziende che poi... Molto spesso anche diciamocelo, non ricevono gli adeguati controlli. Creano una concorrenza sleale. La legge sulla contraffazione porterebbe in questo paese ogni anno 2 miliardi per 10 anni, cioè, se noi facciamo una legge a costo zero, questo centro studi della Camera ce lo dice: in cui diciamo prendiamo il reato di contraffazione lo portiamo di nuovo nel codice penale. Quindi ci dobbiamo riunire per 10. Ore di aula alla Camera e 10 ore al Senato. Quindi in due giorni alla Camera, due giorni al Senato votiamo una legge in cui diciamo riprendiamo quel reato, lo riportiamo al codice penale. Portiamo degli introiti per lo Stato di 2 miliardi ogni anno per, fino ad un ammontare di 12 miliardi. Questo è il meccanismo di recupero che per esempio potremmo reinvestire nell'abbassamento dell'imposizione fiscale. Cioè si potrebbe fare proprio una politica di dire prendiamo da quei settori che creano concorrenza sleale per mancate norme o mancata tassazione e riversiamo tutto nell'abbassamento della tassazione. Avrebbe anche un che di etico cioè andiamo a prendere da chi approfitta delle regole, violandole, e, mette, e, le, e diamo finalmente a chi le regole le ha sempre rispettate. Sugli studi di settore c'è poco da dire, secondo me è un'altra di quelle leggi eh, che deve essere fatta e devono essere superate gli studi di settore. Io ho il mio meccanico che per esempio mi dice ogni volta che vado da lui, io vorrei assumere un ragazzo per insegnargli il mestiere, ma se lo assumo finisco nell'altro studio di settore, quindi non lo assumo. Quindi non è solo un problema come voi mi insegnerete che non ti stimola a fatturare di più, che non ti stimola a produrre di più, non ti stimola a lavorare di più, ma blocca anche l'accesso al mondo del lavoro. Ovviamente questo va di pari passo con un nuovo sistema di controllo fiscale che deve aumentare i soggetti che vanno a controllare e non più le richieste da parte dell'impresa sull'onere della prova di cui parlavo prima. E questo ovviamente lo possiamo fare, secondo me, perché sono ben cosciente delle leggi che possono portare in questo paese molta più, molte più risorse. Noi, spendiamo, noi costiamo in questo paese 10 miliardi di euro di corruzione ogni anno. Guardate, con 10 miliardi di euro è un terzo di una manovra finanziaria, a volte è la metà di una manovra finanziaria che si fa a fine anno. Vogliamo dire che recuperiamo 10 miliardi di euro ogni anno in un sol colpo? No, però ne possiamo recuperare 3, 4, 5. E sulla tariffa puntuale, che diceva il presidente, cioè l'alternativa la, eh, è la tariffa puntuale, cioè paghi i rifiuti per quello che produci. Anche perché ci sono imprese che. Mettono solo cartoni in strada e eh. ci sono imprese invece che producono rifiuti che costano di più, eh, che costa di più smaltirlo. Secondo me ci sono due punti: uno, ed è sacrosanto, alcuni comuni iniziano a farlo. Ma ci vuole ormai una rivoluzione eh, tariffaria sulla TARI, cioè dobbiamo superare proprio l'idea che la tariffa dei rifiuti si paghi più così. A metro Tra l'altro quest'anno con alcune modifiche che hanno fatto ad alcune aliquote catastali ci ritroviamo le famiglie e non so anche alcune imprese che pagheranno anche di più di Tari, quindi da una parte si abolisce la Tasi e dall'altra si ricalcola la Tari, ma soprattutto anche il sistema industriale di smaltimento dei rifiuti. Se lo Stato deve aiutare le attività produttive, da una parte è giusto e lecito chiedere uno smaltimento corretto e quindi in parte oneroso del rifiuto, ma dall'altro anche affiancare alle industrie, alle aziende piccole e medie la ricerca, così da poter permettere a quell'impresa di sviluppare un prodotto che magari ha meno scarti di lavorazione o scarti di lavorazione meno costosi. La ricerca dovrebbe servire a questo, cioè, noi abbiamo tanti centri di ricerca che molto spesso anche quelli si sono trasformati in dei carrozzoni politici invece dovrebbero affiancare la nostra impresa continuamente per riuscire ad a farla evolvere dal punto di vista anche dei materiali che utilizza e dei prodotti che utilizza la formazione, io prima parlavo del reddito di cittadinanza oggi le regioni quanti soldi spendono in formazione? io penso che ne spendano molti in parte sono efficaci in parte le fanno le associazioni di categoria sempre in quel discorso secondo me perverso per cui spaghiamo le tasse però poi le cose che funzionano le fa il privato e le dobbiamo pagare una seconda volta ma un'altra parte lo sappiamo bene non sta neanche in contatto col mondo del lavoro per me la vera formazione si fa secondo me in azienda Garanzia giovani, giusto per aprire un, un piccolo capitolo di un altro fallimento europeo. Ci abbiamo messo miliardi di euro abbiamo detto alle regioni spendete i soldi per formare i NIT, i giovani che non lavorano, e poi gli date delle opportunità di formazione professionale. Io ho visto eh, dei famosi 100 entrati, eh, quindi i 2 miliardi entrati, come sono usciti? Mi sono fatto dare un po' tutti i vari tabulati. Solo la regione Lazio, per quello che so io, ha speso più del 50% per tirocini in azienda. Il resto hanno fatto formazione in regione per più del 50%, che significa che molto spesso si formano per professioni che magari non hanno neanche uno sbocco lavorativo. Però i soldi a quel punto noi li diamo all'imprenditore, cioè io preferisco prendere 2 miliardi di euro. Li do al meccanismo delle imprese, non tutte, vogliamo investire in dei settori particolari, le do a quelle imprese e gli dico: guarda, tu hai detassato tutto se mi, fondi, se mi formi questo ragazzo, e gli devi però dare anche delle referenze chiare, mi devi spiegare come si è comportato. Io penso che avrebbe avuto molto più effetto dell'effetto di garanzia giovani. Che in alcune regioni d'Italia adesso ci sono delle inchieste delle commissioni di trasparenza delle varie regioni. Si sono trasformate ancora una volta in un'occasione di eh, consenso elettorale. Mi spiegate a cosa serve far fare garanzia giovani ad un ragazzo in un comune se poi in comune si accede per concorso pubblico? Cioè, e, e tra l'altro con il blocco del turnover che ormai non consente più concorsi della pubblica amministrazione? Zero, non per Quindi. Poi c'è tutta la questione, sì, che eh, io dicevo, se dobbiamo spendere proprio quei soldi della comunità europea, li mettiamo in questo. Il reddito di cittadinanza, quello che dicevo prima, è secondo me anche uno snodo cruciale per la conversione produttiva. Dico questo e mi taccio. Noi abbiamo avuto un periodo in cui avevamo le TV a tubo catodico, poi tutto ad un tratto alla mattina, alla sera ci siamo svegliati con le TV al plasma, LCD, LED e così via. Molte aziende sono morte in questa transizione. Noi non è che dobbiamo bloccare il mercato, cioè non è che possiamo impedire alla tecnologia di evolversi o al mercato di evolversi. Però possiamo dire che ad un'azienda uno Stato, magari con una banca pubblica, deve dare crediti a tassi agevolati per aggiornarsi e contestualmente se l'operaio di Pomigliano d'Arco perde il posto di lavoro alla catena di montaggio dopo 30 anni che ha fatto solo quello, a 50 anni e per la Fornero ha altri 17 anni di lavoro. Io stato devo prendermi l'onere di formarlo per reinserirlo nel nuovo mondo del lavoro. Non lo devo lasciare all'impresa la formazione della professionalità che magari non ha mai partorito l'università o il liceo o l'istituto tecnico o la scuola media. È un concetto in cui lo Stato interviene quando le cose vanno male, non ci chiede il 50% e più delle tasse quando le cose vanno bene e poi scompare. È invertire il pilastro delle politiche pubbliche e mettere al centro la persona e non più gli affari. Si riuscirà in questo paese? Io credo di stare, vi confido e ripeto, sto seguendo solo una strada maestra, che non credo che potranno cambiare le cose. E risolvere i problemi quelli che li hanno provocati. Utilizzo solo questa strada maestra per evitare di trovarmi, magari dopo dieci anni in Parlamento, a non aver risolto niente. Perché mi sono fidato di quello che mi ha detto per dieci anni, non ti preoccupare, adesso facciamo sta cosa e poi sono passati dieci anni. Ci riuscirò o ci riusciremo? Vedremo. Però per ora seguiamo questa strada qua. Grazie. No, no, non ci scappa, perché adesso usiamo il privilegio di essere al tavolo con lei. Due domande, uno è sottoscritto e uno è il presidente. La mia è facile, facile. Che cosa farà da grande Luigi Di Maio per dire il eh, candidato Premier del movimento? Eh, questa è quella facile, facile. Allora, io la rincalzo, tanto i saluti formali del presidente sono inaffluenti, anche io voglio una battuta finale. Che lei è giovane, l'abbiamo già detto, che ha avuto qualche esperienza politica prima è riuscita a farla, ma la politica nazionale se l'aspettava così? Allora, cosa farò da grande? Io prima di essere eletto stavo creando un'impresa di comunicazione con dei miei colleghi. Poi quei miei colleghi l'hanno portata avanti, ma siccome ero candidato col movimento, mi hanno detto tu nell'impresa non ci puoi stare più perché sennò perdiamo, diciamo. Poi dopo eh, si sono fatti vivi, dopo che sono stato eletto, però in generale tornerò a fare quello, nel senso che nel Movimento 5 Stelle c'è una regola chiara, puoi fare massimo due mandati poi torni al tuo lavoro. Quindi io sto facendo il mio primo mandato, ne avrò un altro, spero che il Movimento 5 Stelle nelle prossime elezioni possa vincere e eh, riuscire a governare questo paese per fare qualcosa eh, di meglio di quello che eh, si sta facendo adesso, ma in ogni caso io sono vincolato a questa regola e voglio tornare a quel mio progetto di impegno. Di comunicazione perché è un, un settore emergente in questa fase del paese. Per quanto riguarda la politica, se me l'aspettavo così, vi dico è proprio come la immaginiamo. Cioè, è proprio come la immaginiamo. Grazie all'onorevole e grazie a tutti torna a Manto, to va bene, senza ciao, altro, grazie, ciao, ciao Bella, è veramente Bye. Un piacere di averti visto, è un po' comodo, no, eh? ciao, 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 .